Era l'8 agosto del 1991, quando circa 20.000 albanesi sbarcarono in Puglia nel porto di Bari, un evento storico senza precedenti, ad oggi lo sbarco in Italia con il più alto numero di migranti di sempre. A 30 anni esatti da quella ricorrenza, l'Italia e la Puglia hanno voluto celebrare quella data storica con una cerimonia istituzionale alla presenza del primo ministro albanese, Edi Rama, accolto nell'aeroporto del capoluogo pugliese dal presidente della regione Michele Emiliano e dal ministro degli affari esteri Luigi Di Maio. Da quel lontano giorno di 30 anni fa, la Puglia e l'Albania hanno mantenuto un rapporto di cooperazione reciproca ribadita durante l'ultimo anno con la pandemia da Covid-19, con l'arrivo di medici ed infermieri in Italia dall'Albania a marzo 2020, in pieno lockdown. Questo solo l'ultimo di una serie di nuovi processi culturali iniziati l'8 agosto del 91. Una giornata che ci ricorda il desiderio che ciascun popolo ha avuto dell'altro, un desiderio di conoscenza basato sulla cultura, sulla bellezza, sulla condivisione dei problemi. Questi giorni sono un impegno, un giuramento, se mi permettete di utilizzare questo termine, di fedeltà a noi stessi, alle leggi non scritte degli uomini, e soprattutto a questa splendida amicizia tra l'Italia e l'Albania e, se mi permettete, anche tra la Puglia e l'Albania, che noi intendiamo conservare come un bene preziosissimo. Edi Rama, nel corso del suo intervento, ha ribadito il concetto dell'amicizia instaurata con l'Italia in questi 30 anni, un'amicizia capace di vincere paure e perplessità di quanti a quell'epoca provarono a scatenare l'odio nei confronti dei cittadini albanesi approdati a Bari sulla nave Vlora. L'odio non ha vinto, ha vinto lo spirito di generosità e lo spirito di solidarietà del popolo italiano e anche delle istituzioni italiane. Quelle istituzioni che in tutti questi anni sono state sempre vicine all'Albania e, indipendentemente dal colore di quelli che hanno governato dal punto di vista politico, non c'è mai stato un altro colore nella nostra relazione di 30 anni che il colore dell'amore e dell'amicizia.